accompagnerò in questa mattinata cercando di scandire i tempi per combattere la fame nel mondo. E questo è un obiettivo fondamentale, e quindi il vostro lavoro, la vostra professionalità, la forza con cui vi dedicate alla ricerca per noi sono fondamentali, e speriamo molto nel vostro contributo perché l'agricoltura possa crescere e possa dare le risposte che tutta l'umanità attende. Una ricerca che non sia guidata dal profitto di pochi, ma che sia guidata dalla necessità di rispondere ai bisogni di molti. Ho voluto parlare come Ministero dell'Ambiente di ritorno alla terra e di riscoperta di una nuova agricoltura. Ci piace pensare che sempre più l'agricoltura possa essere sostenibile. L'ISPRA dell'anno 2015 ci dicono che 55 ettari al giorno vengono consumati e prevalentemente sono territorio agricolo o ex territorio agricolo. L'altro tema importante che so che tratterete poi col professor Segre, che vedo qui in prima fila, è lo spreco alimentare. I vostri suggerimenti, il vostro dibattito, le vostre conoscenze saranno sicuramente utili per chi ci rappresenta, ci rappresenterà a Parigi 2015 nell'ambito dei cambiamenti climatici. Per tutte le politiche dello sviluppo. Tanti dai quali negli anni 50, 60 si sono fatti grandi errori nella scelta dell'essenza al cuore. Noi ancora, credo, oggi in tutte le città ci confrontiamo con il fatto che le radici dei viali, degli alberi dei viali, vanno nelle nostre nelle cantine di palazzi, nelle fognature delle nostre colture, che le piante soffrono perché sono state piantate luoghi non adeguati, e la gestione di queste problematiche vede i sindaci, vede i comuni ogni giorno collaborare e chiedere l'aiuto della vostra parte. Il rurale è uno dei settori prioritari per nella maggioranza dei nostri paesi prioritari, e proprio il piccolo agricoltore, siamo a fianco dei piccoli agricoltori e soprattutto delle donne agricoltrici e produttrici, dei giovani, per rafforzare il ruolo protagonista che hanno. Penso che questa sia anche la base del lavoro che l'Italia viene fatto. E credo che sia importantissimo il desarrollo di questi congressi, non solo per avere le distinte problematiche che hai a livello mondiale di alimentazione in un mondo che aumenta i suoi abitanti e che tiene una finitude nella superficie per produrlo. In questo contesto, diciamo, sì, nostra presenza è sicuramente importante. It's a great honor because this is really the key category that are the partners of the Food and Agriculture Organization. I would like just to introduce an idea, if possible. What is the role of FAO in the context of food security and sustainable food production? Since that, many of you have initiated conference and congress to bring the people of your own country aware of the necessity to inform and find solution to the crucial challenge. One of the best examples has been the Universal Expo that we have actually, with the theme Feeding the Planet, Energy for Life, and the theme also of the congress, Food and Identity. As a consequence, agronomists and agrologists must be committed to raise awareness through training of agriculture and food production issues. La asociación se ha venido reuniendo en este periodo de 20 años en Chile, en México, en Brasil, en España, en Canadá, y en estos momentos estamos en Italia, con un objetivo único y con temas que nos afectan a todos, como la seguridad alimentaria, las buenas prácticas agrícolas, la producción sostenible, la fortaleza de la cadena alimentaria,
el respeto y no solo el respeto, la recuperación del medio ambiente, la comercialización y trazabilidad de los productos agrícolas y ganaderos, el recurso agua y suelo y su sustentabilidad. Tenemos que velar por nuestros integrantes, por su formación, su acceso a los conocimientos y a la información, su movilidad por los distintos países y su integración en los mismos, sobre todo si hay condiciones para ello. E la vostra comprensione per il mio italiano. Fuimos formados para tener el conocimiento adecuado para cuidar a la población en lo que se produce para comer. Tenemos que ser claros, somos profesionales, los cuales nos han formado para producir alimentos de calidad y cuidar los recursos naturales del mundo. Esto, más allá que alguno decida ser productor, primero es profesional y luego productor. O somos profesionales que ayudamos a que se hagan las cosas bien. 40% de los alimentos en el mundo se tiran. Hubo trabajo, hubo profesionales, hubo logística para que ese alimento de calidad esté y se tira. Por ello es que tenemos que tener más fuerza gremial como ingenieros agrónomos. Es por eso es que estar en la Expo Milán es una muestra tangible de esto que estoy diciendo. Los ingenieros agrónomos presentes en una exposición mundial y en un congreso mundial es esto. Por eso vinimos de América tantos. Tenemos que ser responsables en ser transmisores para el resto de los colegas del mundo. Nosotros debemos asumir una responsabilidad personal. Y como también hay responsabilidad social empresarial, que es una responsabilidad, nosotros debemos asumir la responsabilidad social profesional. Los profesionales de las ciencias de la vida, los profesionales que fuimos formados por la educación y que tenemos instituciones organizadas para estar dentro de la ley, trabajando fuertes dentro de la ley. Bueno, llegar a este punto ha sido un camino que ahora es el momento de trabajar, de conocernos, de ir a nuestras casas. Y por último quiero destacar, somos seres humanos y en este ámbito encontramos principios y valores de las familias. Y uno de los principios es ser bien recibido. Así que Andrea, muchas gracias. Comenzó a socializar la importancia de nuestra posición en el devenir del desarrollo socioeconómico en medio ambiente de Chile y del continente americano. Los estatutos, el reglamento de la Asociación Mundial y el reglamento de los congresos mundiales y también panamericanos fueron discutidos, analizados y tuvieron su redacción definitiva. Carlos Aquino, otro agrónomo, director del Instituto Interamericano de Ciencias para la Agricultura, y muchos otros, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, empresas muy importantes a lo largo del mundo, todos coincidieron que era muy importante mostrar y coordinar y formar lo que hoy es vivir un sueño, esta cofradía que se llama Asociación Mundial, en que estamos de todos los continentes, de todos los países, de todas las edades, religiones y sexos, por supuesto, agrónomas y agrónomos.
Y por eso digo, solo quiero saludarlos. Ya hace 21 años hicimos el primer Congreso Mundial. Yo fui por... ¿Qué cosa acabará en el futuro para la producción alimentaria? ¿Qué cosa acabará para render sostenible la producción alimentaria nel futuro? Porque siamo sempre, come dire, ai limiti quando parliamo di quelle interazioni tra biotico e abiotico e tra le interazioni che nei diversi paesi, nei diversi continenti ci sono tra le comunità. Voi prendete a riferimento i criteri con i quali affrontano, i criteri di sostenibilità sono completamente differenti, con parametri completamente differenti. E quindi poi abbiamo situazioni di crisi, situazioni di confronti commerciali che avvengono su basi completamente diverse. Ebbene, la figura dell'agronomo, che è quello che poi molto spesso detta le regole, quello che, come dire, costruisce questi paradigmi, è evidente che deve avere una formazione molto più rispondente a queste nuove esigenze. Discuteremo di una carta dell'agronomo mondiale che porteremo a compimento in questo congresso, sarà un nostro punto di riferimento, sarà anche quel punto di riferimento che vogliamo trasferire al mondo della formazione accademica, alla visione di una figura professionale complessa, di come progettare il cibo e di come pianificare la produzione, non nel senso classico, no, dell'Unione Sovietica, ma nel senso moderno di come ridurre gli scarti alimentari e mantenere la sostenibilità dei territori. E come affrontiamo il concetto che sottosegretario De Gagne adesso appassiona più o meno tutti, cioè quello del consumo di suolo delle città, dell'urbanizzazione, delle infrastrutture, all'interno delle quali la nostra figura professionale, la nostra scienza, ancora, come dire, non è, voglio dire, nel pieno delle sue funzioni, agiamo marginalmente, agiamo compensando l'ambiente, agiamo compensando quelle criticità che vengono affrontate da punti di vista diversi. Ma io invece credo che la sfida vera per avere sostenibilità nei territori di produzione tradizionale, cioè in quel 1.600.000.000 di superficie agricola coltivata, e per avere la sostenibilità dell'alimentazione per i prossimi 50 anni, parte dal riuso agricolo delle città.